si diceva MiFID, quindi a me l'arduo compito di cercare di fare un tour d'horizon su alcuni temi un po' più rilevanti, che sono le norme di condotta tra la MiFID e la legge sui servizi finanziari, che è la nuova legge che esiste dal 1 gennaio 2020 qua in Svizzera e ha dei termini transitori che pervengono a scadenza, guarda caso, proprio alla fine di quest'anno. Quindi con la slide numero 2 troverete il classico disclaimer che mette qualsiasi avvocato, quindi io cerco di darvi tutte le informazioni che vedete qui con la migliore precisione possibile, però è tutto a titolo informativo, non sono appunto vincolanti e se c'è un qualche errore mi scuso, un typo piuttosto che altre cose. Ora cercherò nei prossimi 15 minuti, 20 minuti di passare in rassegna questi temi, quindi una breve introduzione sulla legge sui servizi finanziari e poi vediamo un po' la ELSER fee versus la MiFID 2 su alcuni temi che sono quelli che vanno per la maggiore. Posso già dirvi in questo contesto cosa, a livello generale, potrei poi fermarmi nella appunto presentazione qui, però preferisco andare avanti, che in sé la MiFID si può dire che mette sotto tutela l'investitore, come vedremo poi dopo, perché se non si passano dei test di adeguatezza o appropriatezza, l'intermediario finanziario, che per appunto l'Italia è sostanzialmente la banca, la SIN, la SGR, deve poggiare la penna. In Svizzera davvero invece si tutela l'investitore, ma non lo si mette sotto tutela, perché se non si passa il test di adeguatezza o di appropriatezza, ecco che c'è la manleva. Quindi al cavadini di turno gli si spiegano quelli che sono i rischi di una strategia di investimento che potrebbe essere a rischio elevato, che vuole portare avanti lui, ma non ha le caratteristiche per poter portare avanti questo tipo di strategia di investimento. Ecco che se lui capisce i rischi a cui va incontro, è libero di fare quello che vuole con i suoi soldi, ovviamente anche quindi seguire una strategia di investimento che non è idonea o adeguata alla sua persona. Allora, andiamo al punto numero 1, passiamo magari alla slide numero 5. Grazie. La legge sui servizi finanziari è stato un lungo parto, qui un po' per analogia 8 anni, 9 mesi, ecco, manca il 9 se vogliamo, poi sono mesi o anni, però si è iniziato a parlare della legge sui servizi finanziari nel 2012 e quest'ultima è entrata in vigore assieme ad un'altra legge importante, che è la legge sugli istituti finanziari, che regolamenta il requisito di una sorveglianza prudenziale, quindi l'ottenimento di un'autorizzazione da parte della nostra Consob, che si chiama FINMA, quindi Autorità di Vigilanza sui Mercati Finanziari. Voi direte FINMA cosa c'entra con Autorità di Vigilanza sui Mercati Finanziari, ma spesso gli acronimi qua da noi sono con la lingua tedesca, quindi ecco perché si dice anche FINMA. Ecco che la legge sugli istituti finanziari pone questa tipologia, pone questi aspetti, cioè si va a guardare l'intermediario finanziario dal punto di vista della good corporate governance e gli si dice hai i requisiti per poter svolgere la tua attività. Quello che ci interessa oggi però è la legge sui servizi finanziari e meglio le norme di comportamento, perché almeno lì così uno capisce, una persona, il brambilla di turno potrebbe capire come viene gestito in Italia e come potrebbe essere gestito in Svizzera, perché più o meno la legge sui servizi finanziari e la MiFID 2 si equivalgono e questo era anche l'intento del legislatore elvetico quando si è deciso di promulgare questa legge. Termine transitorio, l'ho detto prima. Peraltro per la legge sui servizi finanziari perviene a scadenza proprio fra pochi giorni, fra un mese e mezzo, un mese e 5 giorni. La slide numero 6, per cortesia. Voilà. La legge sui servizi finanziari fissa quindi le regole di condotta e le misure organizzative nell'ambito della fornitura di servizi finanziari. Quali sono i servizi finanziari? Li vediamo enucleati in questa slide. Scusate. Quali sono i fornitori di servizi finanziari? Li vediamo enucleati in questa punta slide. Sotto il cappello fornitori di servizi finanziari ci sono un po' tutti gli attori che conoscete anche in Italia. Da noi si chiamano gestori patrimoniali, ma sono sostanzialmente le SIM o le SGR. I consulenti all'investimento, in Italia mi consta che ci sono anche le SIM di consulenza o le società di consulenza, in generale, le banche, le direzioni di fondi, che se si guarda poi al Lussemburgo sono le cosiddette management company dei fondi di investimento, da noi si chiamano direzioni di fondi, e poi i nostri ex commercianti in valori immobiliari che guarda caso oggi con la legge sui servizi finanziari, soprattutto con la legge sui istituti finanziari, vengono etichettati come SIM, ovvero sia società di intermediazione immobiliare. Già solo per questo cambio di nome si capisce che in Svizzera si sono approvate 2 nuove leggi per mifidizzare anche la Svizzera. Sono esclusi i settori legati alle assicurazioni. Magari la prossima slide, per cortesia. La numero 7, se è possibile, grazie mille.
gli strumenti finanziari, nulla di nuovo sotto il sole, tutto quello che sono strumenti di investimento sono considerati strumenti finanziari secondo l'articolo 3 della legge sui servizi finanziari, quindi anche gli insurance wrapper piuttosto che qualsiasi tipo di opzione. E con la slide numero 8, se si può andare avanti. Grazie per passare alla numero 8, scusate. Devo sempre chiedere alla regia perché non ho un problema io qua di collegamento. I servizi finanziari quali sono? Ecco, qui si capisce bene da noi la legge ne enuclea 5, che sono anche gli stessi 5 che si vedono nella stessa MiFID all'allegato numero 1. Quindi l'acquisto e l'alienazione di strumenti appunto finanziari, l'accettazione e trasmissione di mandati che hanno per oggetto strumenti finanziari, quindi i primi due si sostanziano nella cosiddetta execution only, per i tecnici che possono capire di che cosa si sta parlando, e poi la gestione patrimoniale che in Italia col testo unico della finanza, soprattutto anche con la MIFID, si chiama gestione del portafoglio, quindi qualsiasi attività con potere discrezionale dove si fruisce di una procura per poi passare l'ordine, quindi soprattutto rivolto ad una società di gestione patrimoniale esterna che può essere una SIM che non detiene conti in Italia, ecco che il conto deve essere per forza detenuto dal Cavadini di turno presso una banca depositaria. Affinché questa SIM possa operare sulla banca depositaria ci deve essere una procura. La consulenza in materia di investimenti, che sono le raccomandazioni di fare o non fare determinati investimenti, poi la libera scelta viene lasciata al Cavadini di turno, e poi anche l'altra attività che c'è anche nella MIFID, ovvero sia la concessione di crediti per eseguire operazioni con strumenti finanziari. Passando alla... ancora una per cortesia. E ancora la prossima, alla segmentazione dell'appunto clientela, che è un po' il tema più importante, o uno dei temi più importanti. Abbiamo sentito prima il professor Atrigna diceva cliente istituzionale, quando ci si riferiva alla controparte qualificata, cliente professionale, cliente retail. Bene, anche noi abbiamo queste tre tipologie di clienti che si chiamano parzialmente in un altro modo. Noi il cliente retail o cliente al dettaglio, secondo la MIFID, si chiama cliente privato. Il cliente professionale ha la stessa nomenclatura come per la MIFID, e poi c'è il cliente istituzionale che equivarrebbe a livello di MIFID 2 alla controparte qualificata. Dentro qui, in queste tre categorie, dove la categoria dei... No, torniamo, lasciamo, siamo sulla slide ancora 11, quella che stavo commentando prima, grazie mille. Qui c'è un gioco di ascensori, cioè ci possono essere dei casi dove il cliente privato decide di diventare professionale e quindi da noi fa il cosiddetto opting out, a livello di MIFID sarebbe l'opting in, quindi anche delle indicazioni simili ma parzialmente diverse. C'è il cliente professionale che può diventare istituzionale, l'istituzionale che potrebbe diventare professionale ma non può diventare privato, il professionale che può diventare invece privato. Quindi questo sistema di ascensori è simile a quello che si conosce a livello di MIFID 2 ma non totalmente uguali, perché per esempio a livello di MIFID 2 nell'ambito della gestione patrimoniale, della consulenza in materia di investimenti, ecco che la classificazione come controparte qualificata non rileva, tutt'al più si può essere cliente professionale ma non si può entrare per fruire di quella prestazione di servizi nella categoria della controparte qualificata. Se passiamo alla prossima, qui vediamo un caso di specie di quello che vi ho detto prima, cioè siamo simili Svizzera con la legge sui servizi finanziari a quello che prevede la MIFID, ma non siamo uguali. L'opting out, quindi dal cliente privato per diventare professionale, equivale più o meno all'opting in che c'è in Italia, ovvero sia anche a livello europeo, perché si parla di MIFID 2, opting out dal cliente dettaglio per diventare professionale. Qui su questa slide ci sono le condizioni. La legge sui servizi finanziari dice che il Cavadini di turno deve avere almeno una di queste due accezioni, cioè avere formazione ed esperienza professionale per capire i rischi nell'investimento oltre a 500.000 franchi, oppure se ha un patrimonio di almeno 2 milioni di franchi, esclusi gli immobili, le pretese delle assicurazioni sociali o degli averi di previdenza professionale, ecco che non gli si guarda nemmeno se ha un'esperienza o una formazione particolare, perché può diventare un cliente professionale, ovvero sia un privato facoltoso. A livello di MIFID 2 invece i criteri sono diversi, bisogna adempiere a due di questi tre criteri che ho enucleato nella colonnina di destra, quindi
aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre negli ultimi 4 trimestri, quindi nell'ultimo anno. Il valore del portafoglio del Cavadini di turno deve essere almeno di 500.000 euro, oppure il Cavadini deve aver lavorato nel settore finanziario, diciamo, nell'ultimo anno, e quindi si presume che abbia una determinata conoscenza, una determinata esperienza. Vediamo, ci sono delle similitudini, ma non sono la stessa cosa, quindi a livello elvetico si è un po' più flessibili. Il test di appropriatezza e adeguatezza, che sono i due test centrali. Con la prossima slide, grazie. Qui ho cercato di, anziché mettere tante parole, fare una rappresentazione grafica, dove vedete nella colonnina centrale la legge sui servizi finanziari, e si va in giù, si parla sempre di legge sui servizi finanziari, la colonnina verso destra è la MiFID 2, e la colonnina di sinistra si parla di test di adeguatezza, cioè il test di adeguatezza verte sulle conoscenze, le esperienze, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria. Quindi il test di adeguatezza, come vediamo, esiste a livello elvetico nella legge sui servizi finanziari, questi tre punti vanno toccati, esiste anche alla MiFID, fin qui tutto uguale. Per il test di appropriatezza, idem come sopra. Quando lo applico, uno o l'altro test? A dipendenza del tipo di servizio finanziario che poi svolgo. Nella seconda parte della slide ecco che parlo del test finanziario, del servizio finanziario e del test svolto nei confronti dei clienti privati oppure al dettaglio. Nella colonnina di sinistra vediamo la gestione patrimoniale, la consulenza agli investimenti tenendo conto del patrimonio, tutto parte del patrimonio del Cavadini di turno, piuttosto che di una particolarità elvetica che si chiama consulenza transazionale, cioè solo avente ad oggetto delle singole transazioni, senza considerare tutto parte del patrimonio del Cavadini, e poi l'execution only. Le due tipologie di consulenza che ci sono a livello elvetico, a livello europeo non esistono come distinguo, o meglio, in un papiro dell'ESMA si lascia trasparire qualcosa in questo senso per capire come si applica il test di adeguatezza, però a livello di legge, di MiFID 2, neanche nelle direttive, nei regolamenti di applicazione, c'è un vero distinguo come esiste qua da noi a livello elvetico. E vi vedete che più o meno siamo sulla stessa frequenza, perché per la gestione patrimoniale in Svizzera si farà un test di adeguatezza, come lo si fa in Italia. Per la consulenza agli investimenti classica, quindi tenendo conto di tutto parte del patrimonio, anche lì siamo uguali, perché sempre test di adeguatezza è. Nella misura in cui ci dovesse essere invece questa tipologia di consulenza più ristretta, quindi solo transazionale, ecco che da noi il test si limita alla cosiddetta appropriatezza, quindi a sapere delle conoscenze e le esperienze del Cavadini, mentre a livello europeo si va a chiedere anche l'obiettivo di investimento e la situazione finanziaria. Poi c'è un distinguo nell'ambito dell'execution only, ma è inutile che vado avanti su questo tipo di attività, perché il cliente italiano che viene in Svizzera o che dovesse venire in Svizzera, o quelli che sono già qua in Svizzera, sono interessati alla gestione patrimoniale, non tanto all'attività di execution only. Passando alla prossima slide, ecco che si va un po' più nel dettaglio di quello che ho detto poc'anzi, ma fermiamoci sulle prime due righe, che sono quelle più importanti, e da qui traspare quel concetto che ho detto prima di cliente tutelato o cliente sotto tutela. Perché se non si passa il test di adeguatezza o di appropriatezza, oppure non si ottengono le informazioni sufficienti per poter ottenere tutto quello che serve sulla conoscenza, l'esperienza, la capacità finanziaria e gli obiettivi di investimento del Cavadini di turno, se si è nell'ambito della gestione patrimoniale, della consulenza in materia di investimenti, che cosa si fa? A livello elvetico si può andare avanti, c'è un obbligo di diffida, bisogna spiegare al Cavadini, guarda che quello che tu vuoi portare avanti come strategia di investimento, ad esempio rischio elevato, non è adeguata alle tue caratteristiche. Però una volta che io spiego al Cavadini i rischi a cui lui va incontro, ecco che Cavadini può liberamente scegliere di dire fa niente, io vado avanti, voglio che tu mi gestisci il patrimonio. A livello europeo invece bisogna fermarsi, bisogna dire la strategia di investimento a rischio elevato non è adeguata alle tue caratteristiche, quindi io non posso erogarla. Semmai possiamo convenire un contratto di gestione patrimoniale con una strategia di investimento a rischio medio piuttosto che a rischio medio elevato. Ecco, quindi lì c'è già una calibratura diversa a livello europeo, e capite che c'è una grossa differenza anche a livello di come la si applica la MiFID a livello elvetico attraverso la legge sui servizi finanziari. Con la prossima slide, per cortesia, parliamo di quelli che sono gli obblighi di informazione, formazione e perfezionamento, ma anche dell'aspetto legato agli inducement, ovvero sia le retrocessioni. Quindi se andiamo anche alla 17,
Il Cavadini, cliente che va presso la società di gestione patrimoniale ABC SAO SPA, qui in Svizzera, ecco che quest'ultima dovrà spiegare a Cavadini chi è lei come società, come si comporta, come è attiva, dove è affiliata, ovvero sia che tipo di autorizzazioni può avere, tutte le informazioni su quello che possono essere i rischi del servizio finanziario che si vuole convenire con questa società di gestione appunto patrimoniale, sui costi connessi, anche sulle eventuali retrocessioni, poi torniamo su questo aspetto, e poi in più bisogna spiegare cosa anche, che se Cavadini dovesse a un certo punto della sua relazione d'affari non essere più troppo d'accordo con quello che ha fatto la società di gestione appunto patrimoniale, che può essere anche la banca depositaria, perché quest'ultima può essere anche attiva come gestore patrimoniale, se non c'è una società esterna che fa questo tipo di attività, ecco che allora si arriva a litigare, ma prima di litigare magari si può mediare, e quindi bisogna spiegare al Cavadini che esiste anche la procedura di mediazione, qua da noi si chiama ombudsman, cioè si va presso una persona che non è un giudice e che cerca di trovare una soluzione. Se poi non si trova quella soluzione, ecco che si è liberi di andare per la procedura civile normale. Bene, questo vale per il cliente privato. Il cliente professionale potrebbe escludere questo obbligo di informazione. Perché? Perché si tende a dire, qua da noi in Svizzera, il cliente privato è colui che ha maggiore bisogno di tutela, quindi bisogna dargli tutte le informazioni, bisogna applicare in toto le norme di comportamento che vedremo poi anche dopo per gli altri aspetti. Il cliente professionale invece sale già di livello e quindi ha già delle conoscenze, delle esperienze, si presuppone che ci siano tutta una serie di esigenze in meno cui rispettare. Una di queste è anche l'obbligo di informazione. Nei suoi confronti quest'ultimo potrebbe dire: non mi interessa sapere tutto questo perché io sono un cliente professionale. Nella misura in cui c'è di mezzo un cliente istituzionale, quindi una società di gestione, dovesse per X motivi gestire la tesoreria di un'altra società di gestione, tutti e due sono istituzionali, ecco che non si applica tout court questo obbligo di informazione, come tutte le altre norme di comportamento che poi vedremo nelle prossime appunto slide. Quindi qui siamo simili alla MiFID, eccezione fatta però per quanto indicato poc'anzi in merito alle possibilità di rinuncia o di disapplicazione nei confronti del cliente professionale e istituzionale. Alla prossima slide, per cortesia. L'indennità da parte di terzi, si chiamano così, sono le inducement, sono le retrocessioni, kickback, come volete appunto chiamare. Sicuramente li conoscete, ne avete già sentito parlare, esistevano anche sotto MiFID 1. A far tempo dalla MiFID 2, quindi dal 3 gennaio 2018, il gestore patrimoniale attivo a livello europeo non può più percepire delle retrocessioni. C'è un ban, un divieto assoluto. Da noi in Svizzera invece che cosa continua a valere? Quella che è la giurisprudenza che il Tribunale federale ha avuto modo di snocciolare e perfezionare negli anni, a far tempo dal marzo del 2006. Sostanzialmente si dice cosa? Al cliente Cavadini, io società di gestione o banca, devo spiegare cosa? Quanto Cavadini mi paga nell'ambito della gestione patrimoniale come management fee, chiamiamola così, commissione di gestione, e poi in più gli devo spiegare che a cotè di questa commissione di gestione, che potrebbe essere l'1% degli asset under management, ci potrebbero essere delle altre commissioni, indennità che io ricevo da parte di terzi. Perché? Perché il portafoglio di Cavadini io lo alloco in prodotti che poi questi ultimi mi pagano qualcosa, piuttosto che operando, soprattutto per il gestore esterno, sulla banca depositaria che detiene i conti del Cavadini, quindi dicendo alla banca: vai e compra sul mercato determinati prodotti, ecco che si applicano delle spórtole da parte della banca depositaria, dei costi. Una parte di questi costi, ecco che può essere retroceduta al gestore esterno, si chiamano courtage nel senso tecnico. Al Cavadini io spiegherò che ci saranno tutta una serie di costi che messi insieme comportano un altro 0,5%, un altro 1% degli asset under management, in modo che Cavadini può capire fino a quanto potrebbe incassare il gestore patrimoniale o la banca depositaria, se quest'ultima fosse attiva come gestore appunto patrimoniale, e gli si chiede al Cavadini: ti va bene che questi denari restano a me, gestore o banca, anziché essere rifusi a te? Quindi quest'ultimo, Cavadini, rinuncia a ricevere queste retrocessioni che possono restare presso la banca o presso il gestore esterno. Prossima slide. Come avrete potuto capire, volevo chiedere se riesci a chiudere in un paio di minuti massimo. Certo, perché sì. Non riesco a dare lo spazio agli altri nei termini concordanti. Certo. Scusami.
Faccio subito, no, ci mancherebbe. Grazie. Come avete potuto capire, su questo tema non siamo assolutamente MiFID compatibili, perché noi siamo molto più flessibili. Ecco, diamo ancora questa possibilità. Prossima slide, per cortesia. Formazione e perfezionamento. Ogni intermediario finanziario, per fare il suo lavoro, deve avere delle conoscenze. Conoscenze acquisite prima e poi maturare conoscenze in più e quindi approfondimenti. Su questo aspetto siamo assolutamente simili, perché c'è un obbligo di andare a scuola ancora o comunque seguire corsi di formazione a livello europeo, e quindi anche da noi a livello elvetico abbiamo questo tipo di obbligo. Passiamo anche alle prossime slide, che sono poi le ultime. L'obbligo di documentazione e rendiconto. Per dire cosa? Cavadini, quando va presso la società di gestione patrimoniale elvetica o presso la banca, qualora quest'ultima facesse gestione patrimoniale, erogasse gestione appunto patrimoniale, ecco che deve firmare delle carte. C'è l'obbligo di mettere nero su bianco il rapporto che si instaura, il contratto di gestione patrimoniale, che è un mandato nel senso tecnico civilistico del termine, piuttosto che poi creare altra carta. Ecco, qui siamo estremamente, estremamente simili, laddove per noi a livello elvetico, ecco che a dipendenza del cliente, se si parla del cliente professionale o del cliente istituzionale, ci sono delle facilitazioni. Facilitazioni per l'obbligo di documentazione, ma anche poi, prossima slide, per l'obbligo di rendiconto. Quindi spiegare che cosa ho fatto durante l'anno al Cavadini o al mio cliente in gestione appunto patrimoniale, perché a dipendenza del fatto che sia Cavadini che è privato, gli devo un ampio rendiconto. A dipendenza del fatto che sia Cavadini che ha fatto l'opting out e quindi diventa professionale, quest'ultimo potrebbe escludere l'obbligo di rendiconto. A dipendenza del fatto che io abbia dall'altra parte non un Cavadini ma un istituzionale, l'obbligo di rendiconto, come quello di documentazione, non trovano applicazione. Quindi anche qui siamo simili per quanto riguarda il cliente privato retail, diciamo così, a livello europeo, e siamo non in sintonia con quello che prevede la MiFID 2 per quanto riguarda le altre due categorie di clientela. Quindi qui siamo più flessibili noi, perché permettiamo più facilitazioni a queste due restanti tipologie di cliente.